guardando, bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo a Stellina, lunedì, martedì e sabato alle 20, il giovedì 19.30 su Super J canale 16. Mi raccomando, risintonizzate perché sono i giorni caldi in cui cambiano le frequenze e quindi dovete stare un po' dietro alle nuove sintonizzazioni, chiamiamole così. Il numero WhatsApp 351 7532 450, la mail di la stellina @superj.it. mercato del martedì, Roseto degli Abruzzi, andiamo a vedere che cosa dice la gente. Marco, buongiorno. Buongiorno. Un po' che non ci vediamo. Lo so. Facci un po' un report dei numeri usciti, che scelta di interessante. Fino adesso niente. Niente. Ritardati a Napoli. Sempre l'otto. L'otto. 8-10-8-5 8-10-8-5 l'altra volta ci hai detto 8-3. Ambo secco. È importante adesso perché prima o poi esce alle 448. Non può, cioè, non uscire, lo so. È un'ambata secca, non sarebbe da caricare. 8 secco. 8 che ti dà? Ci metti 1000 euro per pigliare 11.000. E la cosa non riesci a fare, vai andare al doppio, no? Vai andare al doppio. La cosa in giamba, no? La cosa fa 2.000, 3.000, è sempre da doppio, no? Non conviene. Ma non va invece bene. Un ambo con un altro numero, casomai metti 50 euro, 11.500. Ma questo è importante, ma adesso. Ma stasera potrebbe uscire? Per me potrebbe uscire. Era 8 il passerotto pieno di felicità. Questo numero pieno che ha iniziato a spolazzare. Ah, qualcosa di. Se lì oggi non è Ari. Non è Ari, ma perché? Se non è Ari. C'ha gli elicotteri, giro. Una domanda, oggi niente passere, basta con le passere, poi andiamo aggressivi. Oggi è un bello scambio, è una che bella pezzatura. Capite che robetta pure lì? Panocchio. Facciamo qua. Li dobbiamo fare. Dobbiamo mangiare un po' scena. Tutta roba nostra questa, sì. No? Sì, tutta roba bella. Infatti, date uno schiaffo lo povero. Poi facciamo una carezza alle seppioline. Va bene. Io vi auguro una buona giornata. Grazie. Amici, che ci abbiamo oggi in offerta? Carciofi, niente, sono tutto caro oggi. Tutto caro? Vabbè. Quando non si vende, diventa sempre più caro. Hai fatto pure allestimento artistico? Ma che assurda, io. Ah, sua. Cos'era dovuto? Questo è l'ordine del giorno. Ma tu dici? Sì, gira, sì, sempre gli elicotteri. Gira sempre, sì. Il mercato oggi è bello ricco, popolato. Sì, bravo, bravo. Il sole fa. Io mi ci sono messa la gonna e è uscito il sole. Mamma, ti ci spugliate. Mi ci sono spugliata. Ma te non faceva freddo, quasi sta mia. Io lo so, c'ho il sesto senso. Sapevo che era una bella giornata. Via. Mi sono messo la gonna. Va bene, pomeriggio devi fare pure una cammina di spiaggia. Hai capito? Bene. Vado a voi. Buona giornata. A te. Ciao. Capite? La signora ci sa spugliete. Da dove arrivate? Da dove?
Ma dove arrivate sta primavera? Io ancora non incontro, ci stanno 5 gradi a terra. No, no, qua è primavera, Roseto, guarda un po' in giro. Se li guarda è primavera quando ce ne sta. Ciao, uno, vorrei solo a Torre Cialla, massima primavera. Allora, 10 ordini del paò. Ci abbiamo di buono oggi? Oggi abbiamo tutto pesce fresco dell'Adriatico. Tutto qua, da qua. Abbiamo tutto il meglio dell'Adriatico, le seppie di Roseto, abbiamo i merluzzi di Montepagano. Che se dai, Montepagano. Oh, no, c'è la padrona. Ah, ci sta la bocca. Senza padrona dove vai? Dove? Non presente. Noi senza le fomme facciamo niente. Che si dice? Sì, è un mercato popolato. Oggi sì, ma è cambiato l'orario, c'è il sole, la temperatura è calda. Ma andrà a marcia? Andrà a marcia. Siamo incontrati. Ma qua sto a mare, perché sto me. Lo so, ma su a terra faceva freddo. Infatti siamo coperti, sono rimasto. Giubbino di pelle, ma. Qua dopo, quando c'è stato due gocce, qua lo marro in Cascinicino, però. Dopo, lo so. Per questo che noi ci andiamo ai paesi caldi. E risolto le cose, che qua tra poco non si può fare più la spesa la mattina. Niente. Stiamo chiusi alle vande proprio. Tra poco chiudiamo le attività commerciali, perché è più spese che riprese, quindi. La riprese che facciamo noi. Che riprese. Allora, se io sto seduto, tu quando mi vieni a intervistare, sono tante volte, perché tu mi vieni a intervistare? Perché io sto senza fare niente. Certo. Se ci sta la folla, una volta 20 persone, è chiaro. Comunque, l'importante è che si mangia, si beve. Cioè. Si mangia e si beve. Sì. Vieni. Tu dove vai? La bar giardina, dove vai? Sì, la giardina. Giardina a tutte le parti. A tutte le parti? Siete in forma? Sì. Vabbè, secondo te quest'estate si trebbe forte? Si trebbe, ci sta il mare, è buono il mare. Benissimo. Bene. Bellissimo. Caprese. Si muovono bene? Sì, tu sì. Sei a Caprese? Sì, sì. Milan. Milan. Napoli. Il Napoli. Inter. Questi so, perché la Juventus mi sa che sta dietro. Sta aperta la Juventus. Io penso che l'Inter. L'Inter. Sì, ma io sono milanista. Allora sei scaramante. No, assolutamente. È una fesseria. C'è il terzero 0-0 col Bologna. Ecco qua. E non è la prima volta in casa. Certo che anche le altre squadre in casa hanno perso i tre punti. L'abbiamo dato uno solo. Un pareggio e una sconfitta con i tre punti nella vittoria. Un vantaggio del genere. Un Bologna non è che dice che è. Bologna bisogna vincere. Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Due punti sono due punti. Adesso che siamo agli sgoccioli. Quindi, mo, pole position nel Napoli? Ma in Napoli, ultimamente ha lasciato tanto. Andrà a squadra che riprende le l'Inter, per una frega di fortuna. Sì, ma no, ma anche l'Inter ha avuto recentemente, non so, con 6-7 partite, 7 pareggi. Sì. Quindi, perciò, non è una cosa che dice. In consegna. Salve, al mercato. In consegna al mercato. Oh, il sale fatte tardi, ma sta di genere. No. Ieri sera tranquillo. Tutto regolare? Sì, tutto regolare. Come va sto Citroen? Bene, ti è piaciuto? Bene. Auguri. Grazie mille. Scudetti, chi lo vince? Dai. Aspetta, vince il Milan. Tu dici? Eccolo. facile, quest'anno è l'anno del Milan. Tu dici? Sì. Napoli? Secondo me non è all'altezza. A quella domanda la dico tanto. Ma neanche io la dico, vedi? Chi lo vince sto scudetto? L'Inter, chi lo vince? L'Inter? Sì, tranquillamente. Facile? Sì. Che chi si drapurate? Ma sì, ma piano fare tutto quindi. Quindi? Mi dispiace per dire la mia Juventina, ma. Che può fare? Quindi l'Inter, sei sicuro? L'Inter? O l'Inter o lo mio.
Va a Milano. A Milano quindi. Sì, va a Milano quest'anno, dai. Come avete, no? Che vuoi vedere? Ma sempre più peggio che andare di notte qua. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Ma spazio. Su Rosetta come va? Va poco. No, io il basket non lo seguo. Non lo segui più, niente. E il pallone invece? Manga. E tu non segui niente. Non mi è piaciuto. Io 20 anni fa lo seguivo, la gente va là, fa ammazzato, non ci vai. Ah, oggi sta dicendo una bella giornata, un buon proposito per l'estate. Ma ieri sera ho visto un video tuo. Chiude. Ma no, dimmi. La Sgonzalex, come si chiama? Tu sì che vale. Tu sì che vale, fai stare tutto il pubblico. Ti ricordi? Ma voi che sei venuto a comprare? Un po' di stagio, ho fatto la lista. Che ti ha comprato? Formaggio, un po' di tutto. Occhio, che mo' costa la roba. Ma cosa? Ma li vedi tu che volte io cosa? Verbo d'alluminio, ve lo fate? Si vede, devi trovare su YouTube, dillo a Scellino e metti Rosetta e ti esce. Oh, t'apposto. Ma noi siamo sul canale 16, devi fare lo spot, dici un po'. Se dici 16? Aspetta, dillo tutto insieme. Se dici 16, dici Super J, vai. Se dici 16, dici Super J. E vai, fate pure la pubblicità. Ciao. Ciao, signore. Ti accompagna le noci? Perché si frega qua, Marco? Le noci qua, Marco, sto mangiando. Te le pigo, te le vengo e te le vengo. No, me le mangio, ma poi Marco siamo tutta unica, Marco, ragazzi, siamo tutti di noi, siamo tutti noi qua. Ah, quindi a mano proprio. Una mano vera. La mano vera. Higher and to the right thing. Yes. That's it. Ho capito, Roseto? Roseto sta andando un po' male, perché abbiamo perso già 4 partite, abbiamo perso, poi ci abbiamo rimesso, abbiamo avuto un galo e ci siamo ritorno. Salutiamo Fabio Dalla Monte, il nostro grande amico. Speriamo di andare in Coppa Italia. Abbiamo vinto la Coppa Italia davanti ai 2500 spettatori alla grande, però ci vuole la Serie A, speriamo di andare in Serie A e riprenderci un po'. Il mercato si può ancora comprare la roba? Sì, abbastanza. Sono dei prezzi abbastanza buoni, insomma. Non è male. Sono sempre alti. È la vita che è diventata pesante. Ah. E allora, per conseguenza, questo è alto. Però che sti belle giornate, dai, un po' di speranza se li trovi. Ma no? Che tu spera chiude? Niente? Male? C'è poco. Poca speranza. Quello dice che non ne vuole, quello e quell'altro decine. Dai, mo cosa fa? Tutti non la vogliono, tutti quanti la vogliono. Tutti la fanno? No, la vogliono proprio. Dici no, non possiamo intervenire, però ti diamo le armi. Allora te metti fuoco. Che t'avevo detto io, Richard? Ti ho detto compra la cartina stradale e va. Tu dici che non ne vuole la guerra e quell'altro di scene. Dici no, non possiamo intervenire, però ti diamo le armi. Allora te metti fuoco. Ti ho detto non facciamoci notare. Allora, finisce qua un'altra puntata di Dillo Stellina. Sul canale 16. Sul canale 16. Se dici 16 dici Super J. Se dici 16 dici Super J. Va bene. Lunedì, il martedì, il sabato alle 20, il giovedì alle 19.30. Giovedì 19.30. Sul canale. Sul canale 16. Vabbè, la mail di la Stellina @superj.it, il numero WhatsApp 351-75-32450. Ringraziamo Fabio le riprese. Fabio, Giulio Botti. Giulio Botti e Stellina. E se tutta con Brick. L'amico Gianni. Gianni, Marco. Vai, venerdì vongole, sabato baccalà e domenica sardegna. La cameriera arriva a sta pizza. Se dici 16, dici Super J. Se dici 16, dici Super J. Bravo.